Caldo africano, addio, arriva la burrasca di Ferragosto. Secondo le previsioni, sino a 14 agosto la pressione tenderà ad aumentare su tutte le regioni, riproponendo il torrido copione di questa estate siccitosa e infuocata. Ma tutto cambierà dal giorno di Ferragosto, con l'arrivo di aria più fresca proveniente dall'Atlantico, che porterà bassa pressione e precipitazioni su tutta l'Italia. I primi temporali colpiranno il nord-ovest e gli Appennini, con peggioramenti previsti in serata. La domenica 16 agosto a essere coinvolta sarà tutta l'Italia. Il cosiddetto maltempo si generalizzerà con frequenti rovesci temporali, soprattutto su Lombardia, nord-est e gran parte del centro, estendendosi poi agli Appennini meridionali e alla Puglia. Di conseguenza si registrerà un crollo termico di circa 10 gradi. In alcune zone i fenomeni potranno essere anche particolarmente intensi. L'instabilità collegata al centro depressionario si porterà poi sulle regioni orientali italiane per allontanarsi definitivamente verso i Balcani. Ma nella settimana prossima rovesci e temporali graveranno ancora sul nord-est e le regioni adriatiche.